Grazie. Allora, grazie a tutti, benvenuti, grazie di avere salito, di essere saliti tutti al 41esimo piano. Per noi questa è sempre un'ulteriore anche occasione con orgoglio di mostrare quelli che sono gli spazi di questo grattacielo. Come sapete, il 41esimo piano è lo spazio che abbiamo già adibito a numerosi eventi, tra i quali ricordo ad esempio l'Ordine dei Commercialisti che ha voluto tenere qua il proprio consesso nazionale. È stato il luogo in cui abbiamo ospitato tutte le regioni d'Italia, tant'è che le bandiere che vedete accanto agli assessori sono un retaggio ancora di quella splendida serata e soprattutto è anche l'occasione di utilizzare questo palco che ci permette tutti insieme di essere di fronte a voi come nuovo governo della Regione Piemonte. La sala al piano zero, dove facciamo le conferenze stampa, è un altro spazio che noi utilizziamo, così come utilizzeremo sempre di più anche la nostra terrazza, perché si è dimostrata anche una grande attrazione di carattere turistico per quanto riguarda le prenotazioni di tanti cittadini e di tanti turisti che hanno scelto di venire alla cima di questo meraviglioso grattacielo. Siamo a presentare il nuovo governo della Regione Piemonte. Lo facciamo con grande tempismo perché abbiamo voluto, con la conferenza stampa di oggi, dare la prova della compattezza che ha sempre animato il centrodestra, che è una coalizione politica di governo del nostro paese, di governo anche della nostra regione, e che già nell'immediatezza del voto ha individuato la migliore sintesi perché insieme compattamente si arrivasse alla definizione e all'attuale composizione del nuovo governo regionale. Io sono stato proclamato venerdì, o meglio nella notte tra giovedì e venerdì, ma venerdì mattina è stata consegnata a noi la proclamazione mia. Oggi è mercoledì e accanto a me c'è la giunta che nel suo completo consesso governerà i prossimi 5 anni della nostra regione. Attendiamo ancora la proclamazione dei consiglieri, voglio specificare questo aspetto, per cui io a tutti i giornali oggi e a tutti voi, ringraziandovi per la presenza, illustrerò gli assessori, i sottosegretari, le deleghe di ciascuno, vi trasmetterò il decreto che firmerò e lo firmerò un minuto dopo la convalida degli eletti che attendiamo ad ore in arrivo. Per cui questa è la giunta e credo anche per la prima volta con grande tempismo perché il Piemonte ha bisogno di risposte, il Piemonte ha bisogno di completare un lavoro importante. La fiducia che abbiamo ottenuto è stata una fiducia grande che ha incrementato, pensate, di oltre 7 punti, quasi 8 punti percentuali, quella che è stata la fiducia che abbiamo ottenuto 5 anni fa. Però questa è stata una fiducia che ha riempito tutti quanti noi di maggior gioia, di maggior positività, ma anche di maggior responsabilità, perché è una fiducia consapevole, quindi è una fiducia data a persone che si conoscono, a persone i cui programmi sono noti e che oggi quindi hanno il dovere di proseguire in questo grosso lavoro che abbiamo messo in campo in questi 5 anni. Il governo regionale quindi partirà nelle prossime ore con il mio decreto, ma il decreto sarà già nelle vostre mani. Voglio ringraziare per essere giunti così, credo che sia la prima volta che si arrivi alla giunta ancora qualche ora prima la proclamazione ufficiale degli eletti. Vi spiego il tecnicismo. La proclamazione è necessaria perché noi non possiamo avere più di 3 assessori esterni. Per sapere se sono esterni o meno, devi sapere se sono consiglieri. Per sapere se sono consiglieri, ci vuole la proclamazione della Corte d'Appello. La giunta tiene già conto evidentemente di tutti i dati noti comunicati alle prefetture, ma ha bisogno di questo bollinatura finale, che quindi un minuto dopo vedrà la posizione della mia firma sul decreto di nomina del nuovo governo regionale. Parlo di nuovo governo regionale perché con le modifiche statutarie che il Consiglio regionale ha adottato non si parla più solo di giunta, ma si parla di governo, in quanto la giunta è integrata da due figure di sottosegretari che partecipano attivamente
alle giunte, quindi partecipano alle sedute, alle riunioni di giunta, la cui attività ha rilevanza esterna sia in consiglio che in commissione che nei confronti dei cittadini e delle cittadine e che quindi oggi incarnano il nuovo governo della Regione Piemonte. Per essere giunti anche così in fretta a questa sintesi che ci permette con soddisfazione di dimostrare ancora una volta la compattezza della nostra coalizione, voglio fare i ringraziamenti perché, come è evidente, la nostra democrazia, la Costituzione la definisce democrazia rappresentativa perché rappresenta il voto dei cittadini. E quindi nella definizione della Giunta, nella composizione dell'equilibrio della Giunta, voglio ringraziare tutti i partiti della coalizione, voglio ringraziare i segretari regionali che io ho incontrato personalmente tutti e tre ieri a Roma, ancora per, diciamo, l'ultima condivisione definitiva, quindi il segretario di Fratelli d'Italia Comba, e con lui voglio ringraziare in particolare i due ministri, il ministro Crosetto e il ministro Lollobrigida, che si sono occupati attivamente e anche con molto tempismo, perché nel giro di due giorni abbiamo chiuso quello che era l'accordo nell'interesse migliore del nostro Piemonte. Voglio ringraziare gli amici della Lega, Riccardo Molinari, che ho potuto incontrare ancora ieri nella giornata mia romana, ringraziare Forza Italia, che è il mio partito, il ministro Zangrillo, e ringraziare la lista civica, e vedo peraltro, l'ho visto prima, che c'è Luca Robaldo, che è il presidente regionale della lista civica Cirio Presidente, quindi ringrazio anche loro, e quindi le quattro forze politiche con cui abbiamo definito questa composizione. Detto questo, ve la illustrerei. Abbiamo alcune conferme, abbiamo alcuni nuovi volti, e alcuni nuovissimi volti. La differenza tra nuovi e nuovissimi è che i nuovi erano in consiglio e i nuovissimi non erano ancora neanche in consiglio. E poi abbiamo alcune conferme. Inizierei con l'ausilio naturalmente dell'immagine che abbiamo alle nostre spalle, partendo dal presidente, non per la questione di egocentrismo, ma perché tecnicamente voi sapete che al presidente spetta una definizione di deleghe, che sono le deleghe che stanno in capo alla presidenza, che assumono ancora maggiore rilevanza quest'anno con l'introduzione delle figure dei sottosegretari, perché i sottosegretari sono definiti sottosegretari alla presidenza della Regione Piemonte, per cui sono le persone che incarnano direttamente l'attività di supporto a quella del presidente. Le deleghe del presidente rispecchiano quelle un po' del mandato passato con il coordinamento delle politiche regionali. Abbiamo introdotto legalità e diritti, i diritti c'erano già, la legalità l'abbiamo visto che è una delega trasversale a tutti gli assessorati, è una delega che spetta alla presidenza, il PNRR è una nuova delega perché 5 anni fa non esisteva la figura del PNRR, c'è la conferma dei fondi europei, rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea, rapporti con la conferenza Stato-Regione, affari internazionali e comunicazione, grandi eventi, benessere animale. Queste sono le deleghe che stanno in capo alla presidenza della Regione Piemonte. E poi partiamo con la nostra giunta. La nostra giunta è fatta di 11 assessori, a iniziare dal vicepresidente. Il vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte è Elena Chiorino. Elena Chiorino ha già avuto modo di dimostrare il suo valore in questi 5 anni di governo, perché ha avuto deleghe molto importanti che le vengono peraltro confermate, perché oltre alla vicepresidenza Elena continuerà a occuparsi di istruzione, di merito, di diritto allo studio universitario, lavoro, formazione professionale. Viene introdotta per la prima volta ed esplicitata la figura del welfare aziendale, che sono tutta quella serie di misure peraltro anche molto moderne che oggi sono innovative all'interno dei rapporti di lavoro e che sono state una richiesta dell'assessore che io volentieri ho voluto esplicitare. E poi viene introdotta rispetto al passato i rapporti con le società a partecipazione regionale. È una delega che afferisce molto al suo ruolo di vicepresidente, perché è una delega anche qua trasversale, perché le società partecipate toccano un po' tutti quanti gli assessori a seconda delle loro competenze. Sono contento perché a ricerca nostra Elena è la prima vicepresidente donna della Regione Piemonte, nel senso che abbiamo fatto un minimo di ricerca anche del passato, abbiamo avuto una presidente che era Mercedes Bresso, ma vicepresidente sono sempre stati uomini, e quindi a maggior ragione, innanzitutto per le tue capacità, la tua bravura e la tua professionalità, e anche il fatto
credo sia una donna, ulteriormente io credo vada ad avvalorare la vicepresidenza della nostra regione. Procediamo naturalmente, Elena Chiorino, Fratelli d'Italia, così vi dico anche l'appartenenza politica, ma non credo che fosse il caso di specificarla. Su Marrone devo specificarla perché non so se sia evidente, ma quindi andiamo avanti con il secondo assessore. Ecco la provenienza, Elena Chiorina, come sapete, di Biella. Paolo Bongiovanni è di Cuneo. Paolo arriva da una esperienza, vediamo poi in rassegna stampa, in cartella stampa, la scheda di ognuno con la propria esperienza amministrativa e professionale. Con Paolo vado a memoria perché Paolo è una persona, un amico da tanti anni, come condivide anche l'origine cuneese, ma anche un po' la formazione. Paolo è stato per tanti anni, quanti anni sei stato direttore? 21 anni direttore di una delle ATL più importanti del nostro Piemonte. Una ATL che si è occupata non solo di turismo, ma si è occupata soprattutto dei temi di promozione e di tutela delle nostre eccellenze, e uno dei meccanismi più importanti del nostro turismo è proprio la sua enogastronomia, sono i prodotti agricoli, la loro commercializzazione. A Paolo vanno le deleghe commercio, agricoltura e cibo, parchi, caccia, pesca e peste suina. Qua c'è una prima novità che c'è stata richiesta proprio dal mondo del commercio e che per noi è stato bello anche assecondare. Vedete che il commercio per la prima volta si sposta dal turismo e va con l'agricoltura. Perché questo è accaduto? È accaduto perché nei vari incontri che noi abbiamo realizzato ascoltando il Piemonte è sempre stato più evidenziato come l'agricoltura sia un serbatoio di risorse importanti, perché soprattutto di risorse europee importanti, e che il commercio molte volte si è un po' escluso da questi meccanismi. La volontà di mettere insieme commercio e agricoltura, dando la giusta importanza al commercio, che naturalmente, come vedete, viene anche citato per primo, è proprio l'obiettivo di far lavorare insieme questi settori e di cercare sempre di più, anche con un'azione politica che noi facciamo a Bruxelles, di convincere che l'agricoltura giustamente deve essere sostenuta. Immaginate che siamo a giugno, guardate in che condizioni di tempo viviamo, ma il commercio ha bisogno di essere aiutato, soprattutto il commercio di prossimità, soprattutto i piccoli, e per cui l'avere messo insieme queste deleghe è una richiesta che ci è stata fatta, ma che insieme all'assessore Bongiovanni, al nuovo assessore, abbiamo voluto condividere. Paolo è stato per tanti anni, 5 anni capogruppo poi di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, e appartiene al partito di Fratelli d'Italia. A lui vanno per competenza, a rimorchio dell'agricoltura, il cibo, che è una delega nuova che abbiamo introdotto, ma su cui Paolo ha delle idee molto importanti che riguardano le mense degli ospedali, le mense scolastiche, l'alimentazione dei nostri bambini e dei nostri anziani. I parchi, delega che condivide insieme al nuovo assessore alla montagna, che poi andremo a presentarvi, soprattutto sotto l'aspetto della caccia, della tutela da una parte faunistico-venatoria, ma anche dall'altra parte del contenimento dei danni alla fauna selvatica, che insieme alla peste suina sarà una delle grane questa, sì, di cui Paolo dovrà occuparsi. Quindi vi chiedo un applauso a Paolo Bongiovanni e grazie. Procediamo con Enrico Bussalino. Enrico Bussalino è un nuovissimo, quindi è una new entry della nostra giunta, del nostro governo regionale. Enrico è il presidente uscente della provincia di Alessandria. Oltre ad essere sindaco di un piccolo comune della provincia di Alessandria, è anche presidente della provincia. Per noi è un innesto di grande qualità, lo voglio ringraziare, perché non soltanto perché ha fatto il sindaco, e aver fatto il sindaco comunque è sempre un elemento di garanzia per chiunque si voglia occupare di pubblica amministrazione, ma la cosa importante è che Enrico è il presidente della provincia di Alessandria, che è la provincia geograficamente protagonista di quella che sarà la rivoluzione della logistica e delle infrastrutture nel nostro Piemonte. Enrico è della Lega, a lui va la delega all'autonomia, delega che dà delega politica oggi diventa anche delega operativa, perché con l'approvazione dell'autonomia da parte del Parlamento oggi possiamo passare dalla fase, diciamo, più di rivendicazione politica a quella di attuazione normativa della nostra autonomia, che vi ricordo parte da una delibera del Consiglio regionale del governo di 2 governi fa, perché a volte ci dimentichiamo, adesso sembra che l'autonomia sia un tema che divide l'Italia, ma non dimentichiamo che il Consiglio regionale a guida Chiamparino ha approvato una delibera che chiedeva l'autonomia sui 2/3 delle materie disponibili
E noi abbiamo nel nostro mandato completato, dico bene Alberto, ai tre terzi, cioè a tutta la, le materie che possono essere date in autonomia, la richiesta di autonomia da parte dello Stato. Quindi a Enrico questa delega che entra nel vivo, ricordate che c'è anche poi una commissione consigliare specifica che si occupa di questo tema, a lui sicurezza e polizia locale, e quindi il rapporto diretto con le polizie locali del territorio e con gli investimenti sulla sicurezza, connessa a questo il tema dell'immigrazione che a lui compete più sotto la sfaccettatura sicurezza, meno sotto la sfaccettatura sociale, che invece naturalmente dovrà condividere con Maurizio, con il suo collega, e poi abbiamo una delega nuova che non esisteva, che si chiama la delega alla logistica. La delega alla logistica è figlia del reingresso della Regione Piemonte in Slala. Slala è la società che si occupa della gestione logistica del retroporto di Genova, da cui in maniera, credo, totalmente anche inspiegabile il governo precedente, cioè due governi fa, per il governo precedente sono io, il governo di due governi fa erano usciti, noi abbiamo immediatamente richiesto di rientrare, Marco Gabusi ha rappresentato la regione all'interno di Slala, oggi noi introduciamo la logistica e introduciamo la delega alle infrastrutture strategiche. Le infrastrutture strategiche sono le infrastrutture principali, soprattutto nei nostri collegamenti esteri, sono la TAV, sono il Terzo Valico, sono il Tenda, sono il Frejus, sono quelli che sono i collegamenti più importanti su cui il buon Enrico potrà anche far valere un rapporto diretto importante con il Ministero delle Infrastrutture, perché sono temi che hanno molto spesso una competenza mezzadria, diciamo, tra quelle che sono le competenze nostre e le competenze nazionali. A lui spetta anche il tema degli enti locali, siamo contenti che spetti a un sindaco di un piccolo comune, perché molto spesso i temi principali, le problematiche principali che noi viviamo, li viviamo nei comuni piccoli del Piemonte, sono 1180 i comuni in Piemonte, quindi immaginate voi quanto importante è questa delega, e a lui spetterà anche il compito di andare a rivedere, perché ci viene richiesto da tutti, un po' le leggi sulle unioni, questi meccanismi di unioni sulle quali proprio i sindaci ci chiedono un'innovazione anche normativa. Un applauso e grazie all'assessore Bussalini. Marina Chiarelli, anche lei nuovissima. Marina Chiarelli arriva da un'esperienza invece di una grande città, di vice sindaco della seconda città del Piemonte, come vice sindaco della città di Novara. Marina ha una lunga esperienza, lei è avvocato come sua dimensione professionale, ma ha una lunga esperienza ormai nella pubblica amministrazione e nella gestione, insieme al sindaco Canelli, di una città performante che ha dimostrato anche ottimi risultati. A ore, tanto ormai è scritto su tutti i giornali, a ore dimostrerà altri risultati importanti la città di Novara. Noi abbiamo tenuto tutta la riservatezza, ma altri l'hanno tenuta meno, ma comunque a testimonianza di un buon governo cittadino che è stato fatto insieme alla Regione Piemonte, insieme ai nostri direttori, insieme all'assessore Tronzano, insieme al ministro Urso. Marina arriva in consiglio regionale e oggi entra in giunta, entra nella nostra giunta con deleghe molto importanti, perché abbiamo riaccorpato alcune deleghe che storicamente erano insieme, che sono le deleghe del turismo, le deleghe della cultura, le deleghe dello sport e del posto olimpico, delle pari opportunità e delle politiche giovanili. Questo è nella pubblica amministrazione un po' l'assessorato tipo, di solito anche nei comuni queste sono deleghe che tendono a stare insieme. A Marina affidiamo un incarico molto importante, perché abbiamo necessità, per quanto riguarda il turismo, di fare un ragionamento di investimenti importanti per quanto riguarda il turismo congressuale. Voi sapete che il turismo sta andando molto bene nel nostro Piemonte, ma abbiamo necessità di andare a rinforzare quel settore, guardando magari dalla finestra vedrete anche a cosa mi sto riferendo, ma il turismo congressuale sarà un elemento importante su cui andare a rilanciare il nostro Piemonte, naturalmente mantenendo gli ottimi risultati che stiamo avendo su tutti gli altri settori turistici, compreso quello della città di Torino, che è performante sia in numeri di presenze che in numeri di arrivi turistici. A lei spetterà lo sport, peraltro nell'imminenza dell'arrivo del Tour de France, nella prosecuzione del rapporto con le ATP Finals, nelle Universiadi che avremo a gennaio, quindi tutti temi evidentemente molto importanti che daranno questo valore, insieme al tema della cultura, a cui
dedicherà attenzioni particolari anche nell'impegno che abbiamo assunto in campagna elettorale di garantire un flusso di pagamenti più, non continuo perché continuo è, ma diciamo con maggior tempismo rispetto a quelle che sono le esigenze degli enti culturali. Abbiamo già ottenuto i finanziamenti triennali, di modo che non obblighiamo a fare annualmente la trafila, però abbiamo ancora necessità, anche col coinvolgimento di Finpiemonte e anche col sistema bancario, di anticipare il più possibile l'erogazione dei flussi, perché l'offerta culturale del Piemonte è straordinaria, lo è il Salone del Libro. Abbiamo solo bisogno appunto di mantenere questa sua efficienza. Si occuperà probabilmente poi di pari opportunità e anche di politiche giovanili che per competenza di materia completano l'assessorato dell'assessore Marina Chiarelli. Un applauso anche a Marina. Adesso abbiamo un vecchio che ha l'età di Marnati, che è vecchio pure lui. Marco Gabusi, assessore uscente dell'attuale governo. Marco tiene le sue deleghe con la specifica che abbiamo individuato prima, quindi di le infrastrutture strategiche con la logistica passano, se ne occuperà l'assessore Bussalino. Marco si occuperà delle sue deleghe tradizionali, che sono le trasporti in infrastrutture ordinarie, quindi non quelle strategiche, opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile e gestione dell'emergenza profughi, che è una delega che il governo ci fa tenere ancora operativa alla luce del conflitto in Ucraina che, ahimè, non è ancora cessato. Marco, spetteranno ruoli importanti e soprattutto dovremo andare con la nostra progettualità a raccogliere molti fondi del PNRR che siamo... Più ci avviciniamo al 2026, più si apriranno opportunità per chi è pronto con i progetti fatti. Come sempre accade quando noi abbiamo le rendicontazioni a scadenza, quando ti arrivi a scadenza ci si rende sempre conto che alcune regioni sono state meno performanti di altre, e questo apre possibilità a regioni come le nostre che hanno un parco progetti molto, molto avviato, e quindi a lui spetterà questo compito e anche l'attuazione dei tanti accordi di programma, degli investimenti che noi abbiamo realizzato nel corso degli anni e che vedono in Marco un interlocutore importante con un'attenzione particolare al tema dei trasporti. Noi avremo alcune linee che ripartono già dal prossimo mese di gennaio, ci siamo rivolti anche al di fuori del sistema tradizionale di Trenitalia, l'abbiamo fatto pur dovendo poi subire qualche tipo di impugnativa che però ha visto trionfare la regione e che ci permetterà di riaprire alcune anche delle linee particolarmente in difficoltà, ma soprattutto anche di completare il lavoro dei nuovi treni, il lavoro dei nuovi bus, il lavoro di tutti quelli che sono gli investimenti fatti anche in tutela della qualità dell'aria. Quindi Astigiano, Forza Italia, Marco Gabusi. Un altro nuovissimo, Marco Gallo, nuovissimo in quanto anche lui non faceva parte del Consiglio regionale. Marco era sindaco di Busca, Busca città di 10.000 abitanti della provincia di Cuneo, nelle montagne, e siamo ai piedi del Monviso, quindi siamo vicino alle nostre splendide montagne, tant'è che Marco, che è un medico dentista, si occuperà nella sua delega specifica, vista anche l'esperienza assunta in tanti anni di pubblica amministrazione alla guida di un comune importante, di sviluppo e promozione della montagna per una regione che si chiama Piemonte. La delega della montagna viene da sé quanto è rilevante e importante, perché porta con sé le aree interne, i GAL. Abbiamo riunito il sistema neve alla montagna, vedo annuire la dottoressa Casagrande che ringrazio, perché era una cosa che in passato era già così quando c'era l'assessore Vaglio, se non ricordo male, poi nel corso degli anni esigenze, diciamo, più di equilibri politici che non tecnici avevano spostato questa delega. Il sistema neve è, per capirci, il sistema della legge 2, il sistema di tutti gli interventi per le stazioni sciistiche del nostro Piemonte, le 54, se non erro, 54 stazioni sciistiche che abbiamo disseminate su tutta la nostra regione, con leggi di tutela, di interventi, di impiantistica del sistema neve, del fare la neve, a sostegno di un indotto importante che non dimentichiamo che il turismo della montagna è comunque il primo prodotto turistico che noi continuiamo a avere nel nostro Piemonte.
porta con sé naturalmente la tutela delle aree protette, qui c'è la citazione dei parchi che condividerà con il collega all'agricoltura, insieme alle foreste, alle aree UNESCO, le aree SIC e le aree Rete Natura 2000. Quelle sono le definizioni delle aree protette del nostro Piemonte. Porta con sé le attività estrattive, che prima vedevate all'assessore alle attività produttive, oggi si spostano anche per corretta competenza geografica che si occupa di montagna, perché noi abbiamo cave di pianura, ma abbiamo nella nostra regione anche importanti cave di fiume e di montagna che quindi seguono la delega della montagna. Si occuperà anche di programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica. Sapete che abbiamo la nuova legge sull'urbanistica che è in un cassetto? No, perché debba stare in un cassetto, ma perché è stato fatto un lavoro enorme sotto il profilo tecnico in questi 5 anni. Era corretto non approvare una legge così importante in un momento elettorale, ma invece oggi attivare tutta una serie di confronti, facendo naturalmente mettendo a frutto quelli che sono stati i lavori che la legge ci ha permesso di fare in tutti questi anni, e quindi avrà un importante tema che naturalmente noi condivideremo con tutti. Noi siamo il governo che in questi 5 anni ha sempre condiviso in modo trasparente con gli operatori del settore tutte le nostre scelte, tutte le nostre decisioni, e così faremo. Non ci saranno atti calati dall'alto, ma saranno sempre atti condivisi. A lui spetta poi la biodiversità. Biodiversità è un tema nuovo, sono deleghe nuove che riguardano temi significativi, soprattutto legati alla siccità. Mi fa sorridere parlare di siccità, io sono il commissario straordinario per la siccità e sono 34 giorni che piove consecutivamente nel nostro Piemonte, però la biodiversità è un tema importante, perché la biodiversità è quella che ad esempio decide il flusso minimo vitale dei fiumi, è quella che oggi anche legato ai parchi e alle aree protette assume una dimensione sempre più importante. E poi, permettetemelo, Dalbese si occuperà di tartuficoltura, che quindi erano le deleghe che prima erano dell'assessore Carosso che aveva la montagna e che seguono per materia le fiere, sono 50 le fiere del tartufo che noi abbiamo nel nostro Piemonte. Arriviamo a Matteo Marnati, e non ho fatto l'applauso. Marco Gallo da Cuneo, scusa Marco, grazie sempre. Matteo Marnati, anche lui vecchissimo, nel senso che, pur essendo forse il più giovane, quanti anni hai? Ecco, ma per adesso ne hai 38, fra 5 anni sembra che ne avrai 70. E allora, arriviamo a Matteo Marnati è assessore, conferma sostanzialmente le sue deleghe. Lui è assessore all'ambiente, all'energia, al coordinamento anche lui del tavolo della siccità, innovazione, e qui c'è una delega nuova che, come vedete, abbiamo introdotto, che è l'intelligenza artificiale. Siamo felici di poterla introdurre, perché vuol dire che l'abbiamo portata a casa, nel senso che l'abbiamo concretizzata, realizzata. Sapete che la fondazione prende possesso dei nostri uffici a brevissimo, degli spazi che abbiamo messo a disposizione, il presidente è già nominato e quindi siamo già pienamente operativi. Io peraltro il 3 e 4 luglio sarò a Bruxelles, e a settembre discuterò il parere sull'intelligenza artificiale che mi è stato assegnato a livello europeo in rappresentanza di tutte le regioni d'Europa, e perché vogliamo sempre di più certificare la centralità di Torino e del Piemonte in questa materia così importante, che per competenza di deleghe segue le deleghe di Matteo Marnati, che poi conferma anche la ricerca e i connessi rapporti con gli atenei e i centri di ricerca pubblici e privati, e a lui servizi digitali anche per i cittadini e per le imprese. A Matteo spetterà un compito importantissimo, così come a tutta la nostra giunta, in particolare al Consiglio regionale, che sarà l'approvazione del piano della qualità dell'aria. Il nuovo piano della qualità dell'aria che il governo ha assegnato in revisione a tutte le regioni d'Italia dovrà essere approvato entro il prossimo autunno, sarà quei famosi primi 100 giorni. Matteo ci lavora già da più di un anno e mezzo insieme alla struttura, insieme al gruppo di lavoro che è stato coordinato dal nostro direttore, insieme ai tecnici anche di ARPA. Noi abbiamo approvato, se andate a vedere il giorno dopo le elezioni, abbiamo approvato, diciamo, questa mole di lavoro che adesso passa al Consiglio regionale. L'abbiamo fatto il giorno dopo le elezioni per una questione di educazione istituzionale, nel senso che era giusto farlo nel momento in cui c'era la conferma della continuità, e sarà
la prima delle occupazioni importantissime di questa regione per quanto riguarda il nuovo piano della qualità dell'aria. Matteo Bernati, Lega Novara. Maurizio Marrone, di Fratelli d'Italia, l'ho detto perché magari non... Maurizio non solo è di Fratelli d'Italia, Maurizio è il capo delegazione di Fratelli d'Italia all'interno della giunta regionale. Sapete che la giunta ha sempre un capo delegazione, quindi ogni, diciamo, partito politico nei suoi assessori, per una questione anche di facilità di rapporti e di comunicazioni, ha un suo referente. Maurizio è referente all'interno della giunta e incarna in sé l'unione di quelle che erano le deleghe che un tempo condivideva con l'assessore Caucino. Citare l'assessore Caucino mi fa piacere, perché così voglio ringraziare tutti gli assessori della scorsa giunta, del scorso governo, che non sono qui con noi oggi, ma che continuano a essere operativi e che continueranno da noi a essere coinvolti nei vari incarichi di consiglio o comunque di rappresentanza territoriale, perché se abbiamo vinto bene, abbiamo vinto tutti, e la squadra, quindi anche una squadra a cui io chiedo un applauso da parte nostra, se glielo facciamo, a tutti quelli che ci hanno preceduto. Maurizio quindi si occupa di politica sociale e dell'integrazione sociosanitaria, politica della casa, della famiglia e dei bambini. Ho messo insieme prima queste, che sono le prime e le ultime, perché sono quelle maggiormente di assonanza. Quelle della casa sono una novità anche per Maurizio, che vuol dire tutto il tema delle case popolari, tema per noi molto molto caro e che vorremmo attenzionare di più durante questo mandato. A lui poi l'integrazione sociosanitaria, che quando presenteremo l'assessore alla sanità diventerà l'obiettivo di questo mandato, il nuovo piano sociosanitario, che non dimentichiamo è scaduto nel 2012, solo perché altrimenti sembra che uno non l'abbia fatto prima. È scaduto nel 2012, non è stato rifatto o rinnovato da nessuna delle amministrazioni che si sono alternate nel tempo, neanche dalla nostra. Abbiamo anche spiegato che il Covid in qualche modo ci aveva compromesso molto questa capacità, ma diventa il piano del nostro mandato, perché sempre di più i problemi di salute e di sanità sono problemi sociali, e i problemi sociali diventano problemi della salute e della sanità. Quindi a Maurizio l'insieme di queste deleghe, a lui anche la migrazione e la cooperazione decentrata internazionale, che sono stati frutto di una serie di iniziative anche importanti che continuerà a fare a livello internazionale, e anche usura e beni confiscati. Questo ho chiesto io a Maurizio di continuare a seguirlo, perché finalmente si era ridato slancio e impulso a un tema importante, e siamo anche nella fase attuativa, perché finalmente tanti di questi beni stanno andando in assegnazione ed è naturale che la loro finalità è prima di tutto sociale, quindi pienamente attinente alle deleghe di Maurizio. Fratelli d'Italia, Torino. E veniamo a un nuovissimo, Federico Riboldi. Federico Riboldi è il nuovo assessore alla sanità della Regione Piemonte. Non solo alla sanità, ai livelli essenziali di assistenza, alla prevenzione e sicurezza sanitaria e all'edilizia sanitaria. Quindi una delega completa a 360 gradi, afferente a tutti quelli che sono gli aspetti della sanità pubblica della nostra regione. Questa è una delle deleghe più importanti, anche delle più delicate, non soltanto perché spende l'80% del bilancio della nostra regione, non soltanto perché vale 8 miliardi di euro, ma soprattutto perché ha a che fare con la vita delle persone vere. E la vita vera delle persone è quel diritto alla salute che oggi va combattuto, va difeso nella pratica, non solo nella teoria, nei convegni e nei libri, ma che va poi attuato nella quotidianità. È una riforma che sta avvenendo in tutta Italia, è un tema di tutte le regioni, ma è un tema anche specifico nostro. Noi crediamo molto nella scelta, io credo molto nella scelta che abbiamo fatto con Federico, innanzitutto perché Federico è un sindaco. Sindaco di Casale Monferrato, città importante, che ha amministrato bene, prova ne sia che è stata rivinta dalla nostra coalizione, a testimonianza anche del buon governo e della continuità, ma uno che fa il sindaco ha competenze molto diffuse, e quando lo fa ancora nel Covid e lo fa in una città che ha un ospedale importante, assume per forza di cose quell'equilibrio nella gestione della sanità che deve essere dato a una figura politica. Si è molto dibattuto tecnico, politico, tecnico,
Noi siamo frutto dell'espressione dei cittadini e siamo politici per forza. Ma politico è una parola mica brutta. Politico vuol dire che rappresenti i cittadini, che tu rappresenti la città, rappresenti le istanze del tuo territorio. E soprattutto aver fatto il sindaco per me è una patente in più di essere una persona di equilibrio. Noi abbiamo bisogno di persone di equilibrio. Aver fatto il sindaco bene in una città importante ne è la prova. Nella prova, peraltro, anche la sua formazione professionale. È importante che sia espressione del partito di maggioranza relativa della nostra coalizione, perché per governare bene ci vuole la capacità, ma anche la forza politica di poter assumere decisioni e di difenderle. Ecco perché Federico Riboldi è la figura più idonea a rivestire questo incarico. Io gli do tanta fiducia anche perché lo conosco da tanti anni. Sono anche felice che nei commenti che sono stati fatti a livello territoriale, tra i commenti positivi, mi sia stato detto: bravo che hai messo un sindaco, ha fatto molto piacere. E quindi a lui spetterà un compito importantissimo, il compito di restituire il vero diritto alla salute ai cittadini, il compito di riformare il sistema delle liste d'attesa, che sarà il primo delle sue incombenze. Sapete che noi nell'autunno, e quindi comunque entro l'anno, abbiamo la scadenza finalmente, dopo tanti anni ereditati di un sistema che non funzionava, di mettere il primo tassello per farlo funzionare, che è questa nuova metodologia di accesso al sistema delle cure e al sistema della sanità pubblica. Insieme a questi temi, che attengono al personale, a seguire la realizzazione di quei percorsi che in continuità col passato abbiamo condiviso con tutte le organizzazioni sindacali e che ci dicono anche che cosa fare. Avrà il tema anche delle risorse, il fatto di un rapporto stretto suo con il ministro Schillaci, che è il primo che mi ha mandato un messaggino quando ha letto della tua nomina per complimentarsi. Mi fa piacere, perché noi da soli problemi non ne risolviamo nessuno, ma nella vita in generale uno da solo i problemi non li risolve, e quindi lo stretto rapporto col governo italiano e col ministro della salute ci permetterà, anche sotto il profilo finanziario, di avere le giuste attenzioni, le attenzioni che il nostro Piemonte merita. E poi avrà un grosso lavoro di attualizzazione di quel piano sanitario. Voglio anche qua ringraziare l'assessore Riccardi per il lavoro che ha fatto in 5 anni sicuramente non facili, ma che ci ha permesso di portare un piano di edilizia sanitaria in cui tutti gli ospedali sono finanziati, la cui sede è stata individuata. E guardate che in questa città, quando noi abbiamo assegnato la progettazione dell'ospedale di Torino Nord, erano 70 anni che non si progettava un ospedale nuovo. 70 anni. Allora, questi sono progettati, individuati. Naturalmente l'Italia è un paese complicato e quindi vanno monitorati giorno per giorno, così come presto avremo novità importanti sull'altro pezzo che vedete affacciandovi da questa finestra, che grazie al commissario Corsini e al governo italiano è finalmente in via di soluzione. Ma lui spetterà il tema di Novara, spetterà il tema del nuovo ospedale di Alessandria, del nuovo ospedale di Cuneo, tutti temi importanti che necessiteranno evidentemente di grande attenzione. Quindi non solo un grande in bocca al lupo, ma una grande disponibilità mia, di tutta la giunta, di tutto il consiglio, a esserti accanto per un ruolo importantissimo, ma che sicuramente saprai interpretare al meglio. Federico Riboldi, Fratelli d'Italia, Alessandria, Casale Monferrato. Quando dici alle Casale bisogna specificarlo quando dice Alessandria, Casale Monferrato. Arriviamo a Gianluca Vignale. No, Andrea Tronza. Scusate. Scusa Andrea. Arriviamo a un vecchio, anche lui è un vecchio, nel senso che lui è proprio vecchio vecchio, perché prima ha fatto anche altri mandati da consigliere. Allora, Andrea Tronzano. E qua parlo di una persona a cui mi lega un rapporto anche di militanza politica, si dice così, una militanza politica di tanti anni in Forza Italia. Andrea è l'assessore uscente del bilancio, delle finanze. Vedrete che non ha il patrimonio, perché il patrimonio è passato per affinità di deleghe, poi vedremo perché, al collega Gianluca Vignale. Ma continuerà a occuparsi di bilancio, finanze, programmazione economica e finanziaria,
sviluppo delle attività produttive. Abbiamo esplicitato, una volta era tra parentesi, lo abbiamo esplicitato anche a richiesta degli amici artigiani. Ci occuperà di industria, di artigianato, di piccole e medie imprese e di imprese cooperative, quindi in continuità piena con quelle che sono le sue deleghe. Le sue deleghe sono state arricchite di un importante elemento, che è l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti. In questo modo abbiamo riportato anche per un'efficienza amministrativa migliore il CEIP, quindi le attività delle nostre società, all'interno delle deleghe dell'assessorato alle attività produttive. E questa è anche una richiesta che ci arrivava anche dal mondo camerale, che ringrazio per la presenza, perché ci permette naturalmente molta più facilità di intenti. Andrea, va anche il mio grazie, perché durante la mia campagna elettorale, giornalisti lo sanno perché erano sempre presenti, Andrea è uno di quegli assessori in cui in diverse riunioni pubbliche pubblicamente chi ci invitava, anche aree politiche non proprio affini alle nostre, ci dicevano: se vincerà lei presidente speriamo nella continuità dell'assessore Tronzano. E quindi a lui va questo grosso lavoro. Lui avrà anche il tema dell'aerospazio, che naturalmente è all'interno di queste deleghe. Sono deleghe significative, però, che Andrea ha gestito bene e che sicuramente continuerà a gestire con lo stesso impegno e la stessa determinazione. Andrea Tronzano, Forza Italia, Torino. Siamo in conclusione. Gianluca Vignale. Gianluca, lo dico, adesso lo dico, quindi lo dico. Gianluca, oggi l'ho definito, abbiamo fatto un briefing pre-conferenza stampa, io ho detto: tu sei un moderno Cavallera, nel senso che chi ha conosciuto l'assessore Cavallera, infatti lui mi dice, per me è un gran complimento. L'assessore Cavallera è stato un assessore preziosissimo per questa regione, indipendentemente dal partito, sto proprio parlando della tipologia della persona, perché non bisogna dimenticare che la regione, come ci ricorda il dottor Francisco, è un'azienda importante, che è fatta anche di tanti meccanismi, di tante competenze, di tante deleghe che magari ti permettono di tagliare qualche nastro in meno o sono meno rilevanti fuori, ma sono fondamentali perché la macchina funzioni. Ecco, quelle erano le deleghe che Ugo, uomo di macchina si veniva definito, aveva sempre occupato e bene. Oggi abbiamo la fortuna di avere in Gianluca, che è un esponente della lista civica Cirio Presidente, una persona che si è formata, ha fatto il consigliere regionale, ha fatto l'assessore regionale, ha fatto per anni anche il capogabinetto della mia struttura, e tant'è che a Gianluca andranno deleghe veramente importanti e di spessore per il funzionamento della macchina regionale, il personale, l'organizzazione del patrimonio. Ecco, il patrimonio che vi dicevo prima si sposta per ragioni di funzionalità con l'organizzazione e col personale all'interno delle competenze di Gianluca, affari legali e contenzioso, rapporti con il Consiglio regionale, delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi e il coordinamento, il monitoraggio dei fondi di sviluppo e coesione, che sono un tema altrettanto importante che abbiamo recuperato tante volte in questi anni, delle risorse che al Piemonte spettavano e che siamo riusciti a ottenere con maggior quantificazione rispetto al passato. Quindi Gianluca sarà molto prezioso, lo ringrazio, perché queste deleghe a volte sono anche un po' un sacrificio per chi fa politica, perché ti chiudono un po' più in ufficio e ti limitano un po' sul territorio, però sono, come sanno bene i direttori, preziosissime per il buon funzionamento della nostra regione. Gianluca Vignale, lista civica Cirio Presidente, Torino. Veniamo, e siamo in conclusione, alle due figure introduttive del nuovo governo regionale. Come vi dicevo, è un governo regionale che oggi ingloba due figure in più, che sono le figure dei sottosegretari. I sottosegretari hanno una funzione che, secondo la loro definizione, come quella governativa ministeriale, immaginate il sottosegretario Mantovano per dare un'idea di quello che è il parallelo a livello nazionale, si occupano di tutte quelle che sono le funzioni che spettano alla presidenza. Possono poi, in caso specifico, avere deleghe specifiche per avere materie proprio su cui assumere autonomia sotto il profilo soprattutto della rilevanza esterna, che già hanno come sottosegretari, potendo rappresentare la regione nelle istituzioni regionali, ma anche nei confronti naturalmente dei terzi e dei cittadini. Il primo dei sottosegretari è Claudia Porchietto. Claudia Porchietto, sottosegretaria alla presidenza della regione. Claudia, non dico vecchissima, poi si offende, ma che tu hai fatto anche la parlamentare, quindi saresti ancora di più, nel senso che Claudia la conosciamo bene dai suoi ruoli in Consiglio regionale. Io sono stato con lei assessore
per un periodo molto importante in cui aveva seguito e con successo temi molto delicati per il nostro Piemonte. Claudia entra, anche lei, Forza Italia di Torino, entra in rappresentanza quindi di quelle che sono state e che sono le sue competenze, soprattutto anche nei rapporti con quelle che sono le tematiche che hanno necessità di maggiore esperienza anche parlamentare, visto quello che è stato il suo impegno nel passato. I sottosegretari sono una figura molto preziosa perché ci permetteranno, soprattutto oggi, che gli assessori non sono più consiglieri, di avere anche quel ruolo di rapporto diretto consiglio regionale, giunta regionale, che è preziosissimo e che ha svolto e continuerà a svolgere in modo importante Davide Balena, che non vedo qui perché c'era la riunione del Tour de France sotto, quindi Davide era impegnato con il Tour, ma un lavoro preziosissimo che lui ha svolto in questi 5 anni e che continuerà a svolgere in questi 5 anni, ma naturalmente facendo il supporto tecnico alle figure politiche che ci permetteranno quindi di avere anche questo rapporto più diretto e più immediato. Claudia Porchetto, Forza Italia, Torino. Chiudo con un vecchissimo anche lui, Alberto Preioni. Alberto Preioni è stato capogruppo della Lega, di un gruppo che ci ha ricordato per tanti anni essere un gruppo importante, a cui dobbiamo molto, perché comunque è vero, quando si vince insieme, e la Lega ha avuto un ruolo rilevante anche nel numero dei rappresentanti in Consiglio regionale. Alberto diventa sottosegretario alla Presidenza, anche per lui valgono i ragionamenti fatti per Claudia. Alberto sarà più prezioso soprattutto sui temi che riguardano i nostri rapporti transfrontalieri, soprattutto con la Svizzera, perché noi abbiamo problemi e anche necessità di dare maggior tutela ai lavoratori frontalieri piemontesi che ogni giorno della loro vita si trovano a dover valicare il confine per andare al lavoro. Abbiamo una regione che si chiama Regione Insubria, che aveva seguito l'assessore Marnati e che ora seguirà direttamente Alberto Preioni, e che ci permetterà quindi nello specifico di avere questa competenza diretta, ma in generale come sottosegretario della Presidenza, di seguire tutte le materie che sono le materie di competenza della nostra regione. Quindi un grazie per allora, per i 5 anni insieme, anche per oggi, Alberto Preioni, VCO Lega. Giuseppe. Scusa, devo farmi suggerire. Ok. No, perché ho il suggeritore. Finita la fase, diciamo, di illustrazione della nostra giunta, colgo l'occasione, visto che sono qua presenti con noi, di ringraziare i nostri direttori. Prima abbiamo già fatto una riunione, non posso ancora chiamarla giunta perché fino alla proclamazione non posso firmare il decreto, ma abbiamo già fatto una riunione informale di tutti gli assessori e dei sottosegretari di tutto il governo regionale, direttamente col dottor Francisco e con tutti i nostri direttori. È stata un'occasione anche per ringraziare e per iniziare operativamente a pianificare il futuro. Cosa faranno loro nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Fino alla firma del mio decreto potranno studiare, approfondire, confrontarsi informalmente con i direttori e quindi non perdere tempo. Per me questo è un passaggio importante. Guardate, io dal giorno delle elezioni non ho saltato un giorno di attività amministrativa. Pensate che mia moglie, il giorno dopo le elezioni, sono andato a un evento degli Alpini e lei mi ha detto: ma scusa, si è votato domenica scorsa, almeno stamattina potevi stare a casa. E io le ho detto: no, devo andare a ringraziare. E lei mi ha detto: una volta vai a chiedergli il voto, una volta vai a ringraziare. Noi la interpretiamo così il nostro lavoro e continueremo a interpretarlo così. Staremo tra la gente, staremo sui territori, staremo tra le persone, saremo disponibili al confronto. Noi, a diversità di altri, non pensiamo mai di avere la verità in tasca o di avere ragione a priori. Noi siamo quelli del confronto, quello del dialogo. Abbiamo un meccanismo anche di accesso al Palazzo del Grattacielo della Regione che ci permette di certificare tutti gli ingressi e tutte le uscite della nostra regione. Quindi utilizziamo un meccanismo pari al Parlamento europeo, io l'ho imparato al Parlamento europeo, che è il meccanismo di maggior trasparenza possibile, perché noi vogliamo fare in modo che si possa parlare con tutti, naturalmente nel rispetto di quelli che sono i ruoli e quelli che sono i rapporti di ciascuno. Quindi un
grazie complessivo a tutto il personale, un grazie anche agli staff di tutti gli assessori di prima e di oggi, e soprattutto anche un grazie a voi, donne e uomini della carta stampata, dei social, della televisione, perché abbiamo imparato, condividiamo sempre questi 5 anni, li abbiamo condivisi insieme, li condivideremo insieme. Noi cercheremo anche di essere disponibili al dialogo, disponibili all'essere trasparenti nella nostra attività amministrativa, anche perché abbiamo visto che così facendo i cittadini lo apprezzano maggiormente. Grazie mille, se ci sono domande noi siamo a disposizione. Ho dimenticato qualcosa. Se ci sono domande per me o per chiunque dei assessori o sottosegretari, siamo qua a disposizione. Sì. Edilizia sanitaria piena, l'assessore Riboldi al 100% delle deleghe della sanità. Poi è evidente, come lui ha fatto il sindaco con i suoi assessori, io faccio il presidente, quindi le cose le faremo, se c'è bisogno le facciamo insieme, ma ha piena fiducia completa su tutte le materie di sua competenza. Ma un presidente non fa mai un passo di lato, il presidente fa il presidente. Gli assessori godono di piena fiducia totale, sono persone di valore, mi sento molto protetto anche dall'esperienza amministrativa di questa squadra. È evidente che se ci saranno problemi e l'assessore chiederà un aiuto, io ci sono, ma non dimenticate che se io durante il mandato precedente ho dovuto occuparmi anche di cose che erano di altri, è perché abbiamo avuto 5 anni anormali nella vita di tutti. Non avrebbe avuto senso che io non mi occupassi di Covid, devo occuparmene io. E tutto ciò che è stato sanitario è stato una conseguenza del Covid. Per cui io mi auguro che siano 5 anni diversi, nel senso che siano 5 anni più ordinari e che ci permettano a ciascuno di seguire nel pieno della sua attività quelle che sono le proprie deleghe, sui quali, ripeto, e lo dico convintamente e anche con molta e profonda soddisfazione, gli assessori sono persone per bene, capaci, competenti e anche con esperienza. Altre domande? Altrimenti avete gli assessori a vostra disposizione, facciamo una foto là, poi se volete fare le entrate, ricordate solo, per una questione tecnica, loro sono designati, il decreto che io vi mando è quello che firmerò, loro sono designati come nuovo governo regionale un secondo dopo la proclamazione, che potrebbe già essere tra 2 ore, quindi appena ce la certificano, ok? Grazie, ci spostiamo per la foto e poi avete gli assessori per le interviste. Che bello che adesso siete voi e fate voi.